Salve gente, sono Jack di Mega Knowledge e benvenuti in questa mia blind run del primo Crash Bandicoot nella versione rimasterizzata, che è semplificata. Abbiamo la nostra Coco e siccome siamo contro un boss, siamo arrivati a Ripperù nella seconda isola, dovrebbe comunque essere Crash a combattere, esatto, ha cambiato in automatico. Va bene, vediamo un po' questa boss battle. La prima boss battle l'avevo vista, questa già no, non ho idea di come siano tutte le altre boss battle di questo gioco, quindi vediamo un po'. La prima volta che appare Ripperù in un Crash, wow. Bikiti, cosa devo fare? Devo attivarlo? Merda. Ah, ho capito. Devo attivarli e devo far sì che venga colpito. No. Ok. Ha solo 3 energie. No, aiuto. Ok, devo saltare più all'ultimo momento. Ce l'ho fatta. Abbastanza. Ah, ho capito. Lui fa sempre gli stessi movimenti. Ok, aiuto. Calma. Ho fatto una cosa abbastanza pazza. Colpito. Ora cambierà pattern di salti. Aiuto, aiuto. Abbastanza difficilotto. Aspettiamo che questo Big TNT scenda. L'ho colpito. Ok, ora se ne va a sinistra. Aiuto. Ok, rimane sempre in basso, va bene. Inoltre qua, se TNT li facciamo accumulare, possiamo premerne tantissimi. Ok. No, ok. Oh mio Dio, mi sono salvato. Ok, ora. Aiuto, aiuto. No, merda. Speravo iniziasse a scendere. Allora, aspettiamo che scendano le casse. Ecco. Merda. L'aiuto dell'umiliazione. Per me è un'umiliazione che appaiano questi aiuti. Dai che l'abbiamo beccato. No. Sì, beccato. Merda. Devo capire che non posso fare questi super saltoni. Ecco. No. Merda. Ok, questa volta ho calcolato bene. Aiuto! È tosto, maledetto!
Aiuto! Maledizione! Aiuto! Ok, basta, devo calcolare, è inutile così. Mi sta facendo impazzire. Ok, ho capito, devo attivare questi in alto quando stanno per iniziare a scendere. Ecco. Ah. Oh mio Dio. Allora, se si conoscono i partner, sta cosa, i pattern, no, i partner, sta cosa si finisce subito in realtà. Ok. Allora, ora mi pare che qui non ci saltava. Ok, perfetto, va bene. Dai che l'abbiamo ucciso. Madonna santa, ragazzi, i primi 6 minuti di gioco tutti passati contro sto boss. Cioè, ma poi non lo so, io ho sentito anche persone che hanno detto che i boss di Crash erano banali. Cioè, banali questi? Cioè, ma allora i boss di Super Mario com'erano? Cioè, che facevano, fanno tutti ridere. Fino a Super Mario 3D World ancora facevano ridere di quanto erano patetici. Pure il boss finale di 3D World, madonna che delusione che è stato l'ultimo Bowser. Ah, Bowser gatto. Qui c'è già una gemma diversa, guardate, verde. Non ho idea delle Lost City, di cosa significhi, come si prende, eccetera. Proviamo a prendere noi sempre tutte le casse. Distruggi tutte le case senza morire per ottenere una gemma speciale. Suggerimento. Wow. Per esempio, su Crash 2 già. Mi pare che questo qui si potrebbe superare con un salto normale. Se io parto da qua. Ah ah. Ma c'è un problema. Aspetta, forse. Ecco, fantastico. Cioè, non si può dire che Naughty Dog non era un team intelligente. Guardate, sembrano delle cazzate queste, ma già sono delle belle cose che uno si va ad inventare. Ci sono ben due modi per saltare dall'altro lato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho usato l'analogico col direzionale, non so che fine avrei fatto. Allora, nel primo Crash erano abbastanza abbondanti le casse della vita rispetto agli altri Crash. Quindi non so se appunto. Oh mio Dio! Quindi non so se. Se le casse della vita in questo gioco sono state aumentate per renderlo più facile, credo di no, sinceramente. Oppure se appunto erano quelle presenti anche nei primi Crash. Credo sia la seconda, ovvero che già nel primo Crash c'erano tutte queste casse. Ok, ho problemi a volte a ritornare indietro. Allora, voglio provare a fare una cosa qua. Ecco. Volevo provare a saltare sopra tutti quei cosi, ma non è servito a nulla. C'era forse una sola cassa. Una sola cassa, ma. Ma poi è nascosto o la testa di Tana o la testa di Crash, non lo so.
No. Non me ne ero accorto, non me ne ero accorto. Aguzziamo la vista, concentriamoci. Era mimetizzato con l'ambiente. Ok, come immaginavo, eliminando i pipistrelli fermi si bloccano anche quelli, diciamo, che... Aiuto, no, 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 merda, lo sapevo. Si bloccano pure quelli in movimento. C'è un'ombra che proietta qualcosa. Ma proietta la testa di Crash che c'era più avanti la vita. Quel frutto Oompa era una trappola. No, no, c'è qualcosa. Che diavolo è? Guardate l'ombra là. Ah, è una maschera di Aku Aku, però dove si trova? Non mi serve a niente, perché serve a non morire, ma io per prenderla sto morendo 50.000 volte. Tuttavia vorrei capire dove si trova. Allora, l'ombra è proiettata un po' a destra. Merda. Mi sono spostato troppo verso l'alto. Sì, ok. Sicuramente si trova qua. Esatto. Perfetto, è quello che volevo scoprire. Aiuto. Qua non distruggiamo subito, ma prima saltiamo sopra le casse. Che potrebbe esserci sempre qualcosa nascosto. Ok, un nuovo nemico. Questo cosa fa? Salta. No, devo usarlo per saltare qua sopra. Vabbè. Perfetto. Qua la bastardata della piattaforma che ci spinge non c'è più. E ora la domanda è: le casse dove saranno comparse? Mio Dio, sono pazzo. Direi che sono andato indietro abbastanza. C'erano questi segreti un po' bastardi. Spero non ci siano. Non così tanto. Questa volta ho voluto provare perché era abbastanza convinto di farcela. Ma in altri contesti non lo farò. Potrebbe essere molto più difficile poi tornare indietro. Qua ci sono delle casse, ma le distruggiamo prima di prendere la C. Ecco, perfetto. Così checkpoint lo sblocchiamo dopo. Questo nemico mi fa paura. Aiuto! Oh merda! Oh cazzo! Nooo!
Sono un idiota. Voglio dire una cosa importante. Che ho pensato già tante volte. E molti giocatori inconsciamente sapranno. Giocare un gioco. Soprattutto di questi tipi, giochi che non hanno comunque, cioè non ti offrono niente di troppo particolare alla fine in per quanto riguarda, che ne so, una storia, un'emozione, no? E giocare un Crash effettivamente potrebbe essere una cosa completamente inutile oggi. Esattamente come è inutile andarsi a rigiocare un vaffanculo. Esattamente come è inutile andarsi a rigiocare dei vecchi Super Mario, eccetera. Cioè, perché dovresti andare a giocare dei giochi vecchi che rispetto a oggi comunque hanno anche delle limitazioni, no? Cosa? Oh mio Dio. Il motivo è che quando un gioco esce da poco, allora c'è questa frenesia, questa voglia di giocarlo tutti insieme. Ah, era una cassa che si poteva distruggere, non me ne ero accorto. Merda. E questo è il motivo perché alcuni giochi si fanno. Ad esempio un Dark Souls, ragazzi. In verità, no? Non è che c'è una storia che ti lascia chissà che cosa alla fine. Cioè non è che sia chissà quanto veramente commovente ed emozionante alcune cose. Sono belle, ma non sono proprio il massimo. Cioè non è che ti lascia chissà che cosa, ti lascia l'esperienza di gioco che hai fatto, tutto qui. E quindi, diciamo, tu un'esperienza quando è che te la fai? Te la fai, affanculo. Faccio prima ad ammazzarmi. Ok, il checkpoint c'è. L'esperienza te la fai quando c'è qualcuno con cui la puoi condividere, questa esperienza. E quindi questo è il motivo per cui magari può valere la pena giocare un Crash ora. Perché comunque è un'esperienza che puoi andare a condividere con delle persone e che ti può fare divertire. La condivisione con gli altri, il confronto, è ciò che rende bello un videogioco, anche il videogioco più semplice. Allora, posso saltarti sopra la testa? Sì. Prima sono morto contro sto coso scarso. Per niente. La cosa buona di non aver preso quelle casse prima del checkpoint è che almeno se muoio. Oh merda, non pensavo girassero così. Dicevo che almeno se muoio posso andare a riprenderle, insomma, guadagnare un po' di frutti umpa. Allora, questo coso si poteva uccidere tuttavia dal basso. Allora, no, bastardo, non pensavo saltasse verso di me. Vabbè. Ora so come affrontarlo. Abbiamo 29 vite. Le vite non scendono, quindi vuol dire che stiamo giocando nella media, perché riusciamo comunque ad accumulare vite. Oh oh.
ricordiamoci che possiamo comunque saltare e ritornare nella direzione. Ok, lì c'è una cassa che dobbiamo prendere. Quello verde salta in continuo. Invece quello rosso salta quando ci avviciniamo, tipo. Ah, ho capito. Sono un po' come le tartarughe di Crash. Di Mario, interessante. Lì abbiamo... Ok, l'ultima cosa qua. Quando facciamo la trottola, possiamo far volare... Possiamo far volare... i frutti, anche le vite, mi pare. Oh, 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 merda, aiuto. Oh, cazzo. Oh, merda. Qua come devo fare? Sono un po' confuso. Non perdiamo vite nei bonus, siamo belli e tranquilli. Comunque mi stavo chiedendo se si possono fare volare anche le teste là di... Merda, di quella Bandicoot là, la femmina. E anche del... là, dello scienziato pazzo, non mi ricordo come si chiama. Allora, ora qui o lo si fa con calma e si riesce, cioè o lo si fa bene e si riesce a contare quanti salti si stanno facendo. No, merda. Mi si è rotta sempre prima la cassa sopra. Questa volta si è rotta prima quella sotto. Vuol dire che l'ho toccata per prima. Se riusciamo a colpire sempre prima la cassa di sopra, non ci sono problemi. Sto studiando, ragazzi, sto studiando la cosa. Bam. Ah, ho deciso io di rompere l'ultima cassa in alto perché credevo di averla colpita di meno rispetto a quella sotto, e questa in realtà sarebbe un modo per accelerare le cose e fare tutto senza problemi. Però voglio riuscire a prendere tutti i frutti, voglio farlo bene, quindi perfetto. Oh, Madonna santa, è stata veramente dura. 211 frutti. Ho sudato nuovamente. Crash, il gioco che fa sudare. Ah. Ok, dobbiamo saltare istantaneamente. Oh, 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 mamma mia. Ok, le ultime due casse. Guarda, si sono pure rotte in automatico, figo. Ah, no. Oh mio Dio, cosa... Forse avevo ragione. Il fatto che si sono rotti in automatico era una trappola. 82 su 82 e la gemma non c'è. Forse si deve fare tutto il livello senza prendere nessuna cassa, posso credere?
Oh mio Dio. Quasi per... Ah, qui non bisogna morire. Oh mio Dio. Ok. Oh mio Dio, quindi la gemma verde... Per prenderla bisogna fare il livello e non bisogna morire. Ok ragazzi. Ora ci provo, ora la prendiamo. Questa gemma verde forse mi sbloccherà i passaggi nelle altre isole. Direi che possiamo chiudere il video qua. Io ora faccio un salvataggio. Ecco qua. Apro le finestre, tolgo la cam, così faccio circolare l'aria e provo finché non ce la faccio. Vi mostro direttamente, diciamo, la corsa in cui ce l'ho fatta. Al prossimo video, saluti da Gaming & Knowledge. Santo salvataggio automatico. Per sbaglio, invece di salvare, ho caricato la partita. Meno male che c'era il salvataggio automatico. Meno male. Avrei dovuto fare tutto da capo. Porca puttana, si salva con quadrato. Devo leggere. Devo leggere. Devo leggere.